Allora presentiamo chi siamo. A precedere è il signor Giampaolo Citterio, che già è venuto diverse volte, vicario episcopale di zona. Qual è il senso della sua presenza? È che rappresenta l'arcivescovo. Lui è il vicario del vescovo, vuol dire che l'arcivescovo, può essere presente dappertutto, è presente tramite i suoi rappresentanti. E lui lo rappresenta perché quando una parrocchia c'è qualcosa di particolare, di saliente, di eccezionale, è giusto che ci sia la presenza di qualcuno, anche per farci sentire che noi non siamo, come dire, legati al nostro campanile, anche se a noi piace il campanile e le campane, noi siamo inseriti in una famiglia più grande, che è la zona, che è il decanato, che è la diocesi. Poi abbiamo la presenza di due padri somasti e un altro in chiesa. Perché? Perché testa del Corpus Domini. Noi ricordiamo ogni anno padre Claudio Marodacchio, che magari ragazzi non ho avuto il tempo a conoscere, ma è una figura che fa parte del patrimonio etico della nostra comunità. Cioè è stato un ragazzo, un giovane, è diventato sacerdote, indimenticabile la sua ordinazione sacerdotale, e poi che ha celebrato la messa nella festa del Corpus La Domini. lode al mattino, al sorgere del sole, il ringraziamento alla sera, al calare delle tenebre, e poi i momenti importanti del nostro procedere, della vita, della nostra storia quotidiana, ma anche della nostra storia di salvezza. Importante sapere che le campane ci annunciano che noi non solo siamo preoccupati del nostro cibo per mantenere il nostro corpo mortale, cibo appunto mortale, ma siamo chiamati a nutrirci del cibo spirituale, perché non siamo solo corpo, ma siamo anche cuore, anima, spirito, abbiamo un abito interiore, abbiamo una spiritualità che dobbiamo nutrire. Ecco allora che siamo convocati a nutrirci della parola, che abbiamo ascoltato la parola di Dio, la parola di Gesù, e siamo radunati a nutrirci del corpo di Cristo. Questo è l'alimento, che è un alimento per la vita eterna. Dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi di questa bella comunità e di questa cittadina, la nostra Chiesa è dotata di un nuovo concerto campanario. Oggi è festa per noi, è un momento storico, è occasione per cantare le lodi del Signore. Il suono delle campane si intreccia con la vita del popolo di Dio, scandisce le ore e i tempi per la preghiera, chiama il popolo a celebrare la Santa Liturgia, a venerare la Vergine, segnala gli eventi lieti e tristi per tutta la comunità e per i suoi singoli membri. Celebriamo dunque con devota esultanza questo rito di benedizione. La voce del campanile ricordi a tutti che formiamo una sola famiglia e ci raduni per manifestare la nostra unità in Cristo. Preghiamo. Questa è proprio la preghiera di benedizione invocata dal Signore.
Ti benediciamo, Signore Padre Santo, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio per radunare gli uomini dispersi a causa del peccato e a prezzo del suo sangue. Li hai riuniti in un solo ovile, sotto un solo pastore, per nutrirli e guidarli ai pascoli della vita. Concedi, o Signore, che i tuoi fedeli accorrano alla Chiesa con festosa esultanza al suono delle campane e perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli, nell'unione fraterna, nello spezzare il pane, nelle preghiere, diventino un cuore solo e un'anima sola a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. In onore dei santi Nabore, Felice e Orosia, a lode e gloria di Dio. Amen. Thank you.
spirito che qualcuno andrà a aiutarlo a suonare le campane, che non sia solo lui a suonare le campane. Se vuole chiavi le consegniamo a Don Giovanni.